hanno voluto vedere con i propri occhi ciò che vedono i migranti appena sbarcati a Lampedusa. La commissaria europea agli affari interni Johansson e il ministro dell'interno Piantedosi hanno visitato l'hotspot dell'isola. All'interno 500 persone, la settimana scorsa erano oltre 3.000, ma grazie al rallentamento degli arrivi dovuto al Mare Grosso e dai trasferimenti in altri centri, il sovraffollamento è stato ridotto negli ultimi giorni. La presenza della commissaria Johansson è un segno della vicinanza dell'Europa, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi, auspicando atti concreti, normativi e finanziari per i paesi di primo ingresso come l'Italia e ribadendo la volontà di accelerare i rimpatri e controllare in maniera regolamentata gli arrivi. Rimaniamo sempre convinti che uno dei principali versanti di azione dovrà essere quello di combattere senza alcun condizionamento quelli che sono i traffici internazionali di esseri umani. La commissaria Johansson ha ribadito che l'immigrazione non è una sfida soltanto italiana ma europea. This is the great achievement. Si tratta di un grande risultato, che è quello della solidarietà, che è resa obbligatoria dalla legge, dalla legislazione che abbiamo varato. Se a qualche paese non si adopera nei ricollocamenti, deve pagare non soltanto ai paesi che sono sotto pressione, ma anche ai paesi terzi.